In un'intervista del 9 agosto 2024 con Taylor Marshall, Viganò ha dichiarato: «La rinuncia di Benedetto XVI per i vizi di procedura e per il monstrum canonico che ha prodotto è certamente invalida», come ha spiegato egregiamente il professore Enrico Maria Radaelli. Radaelli sostiene che la rinuncia di Papa Benedetto è invalida perché non è a norma del canone 332.2, manca la rinuncia al munus petrino. Viganò è stato informato da anni che gli articoli 76 e 77 della Costituzione Universi Dominici Gregis affermano che se la rinuncia non è a norma del canone 332.2, l'elezione che ne consegue è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Quindi, perché Viganò non utilizza, ma anzi nasconde, la Universi Dominici Gregis per far rimuovere Bergoglio?